Ciao, benvenuto alla prima puntata di Questo l'ho fatto io. Ti starei chiedendo, serve veramente un altro programma di cucina che ci dia delle ricette per persone che, bene o male, sanno già cucinare? A me, che sono uomo e non me ne frega niente di cucina, non ci pensa nessuno? E hai ragione. Lo scopo di questo programma, infatti, non è quello di darti nuove idee per ricette succulente per deliziare i palati dei vostri amici. Io voglio darvi delle ricette semplici, di chiaro effetto, che vi facciano entrare in una stanza, magari con persone che sanno veramente cucinare a differenza vostra, e bullarvi alla grande dicendo loro: «Hey, questo l'ho fatto io!» E tutto questo sarà ancora più d'effetto se andrete da quella persona che qualche giorno fa magari vi ha raccontato come ha fatto un piatto e vi ha guardato con quello sguardo come dire: «Tanto non ne capisci niente di cucina, pensi solo a mangiare, cosa ne sai te di cosa sto parlando?» Ed è qui che entro in gioco io. Con i miei consigli avrete modo di preparare dei piatti fighi, qualcosa che potrete sbandierare in giro come se foste concorrenti di Masterchef. Ora fatemi pensare, cosa potremmo preparare? Ci vuole qualcosa che piace alle ragazze, ma anche che sia di chiaro impatto visivo. Ma certo, i cupcake. Pensate che proprio qualche giorno fa una mia amica mi ha fatto vedere come prepararli. Casca fagiolo. Li ho fatti. E sapete una cosa? Sono venuti bene. Addirittura la prima volta che li ho assaggiati, sapete cosa ho detto? Minchia che buoni! Bene, ora che avete la mia attenzione, partiamo dalle basi. Quella che vedete alle mie spalle si chiama cucina. Un tempo veniva utilizzata principalmente per cucinare. Poi con l'evoluzione è diventato praticamente un costosissimo soprammobile. Qualcosa che le ragazze possono sbandierare alle amiche solo per dimostrare quanto hanno fatto pagare il marito. E tutto sommato, noi uomini la usiamo solo per archiviare patatine e birra. Chiarito questo punto fondamentale, passiamo agli ingredienti. Come naturalmente voi uomini sapete, il modo più efficace per ottenere gli ingredienti per la cucina è quello di lasciar fare tutto a mamma. Ci penserà lei e magicamente appariranno nel frigo. Quindi, ed eccoci qua. Abbiamo 120 g di zucchero, 120 g di farina, 120 g di burro o margarina, che avremmo lasciato un po' fuori affinché si ammorbidisca e sia più facile da impastare, 2 uova, un po' di panna che ci servirà eventualmente nel caso che l'impasto sia troppo denso, e del lievito per dolci. Ora, non credete a quello che vi dice chi sa cucinare. Non basta che un piatto sia buono perché venga anche apprezzato. Ci vuole qualcosa che faccia dire alle persone: «Wow! Ma hai veramente fatto tu questo?» E vi serve un nome, vi serve un abbinamento di gusti, qualcosa da orgasmo alimentare. Ora, conoscendo le vostre menti malate, probabilmente starete pensando: «Potrei fare scamorza affumicata e ciccioli di maiale». Magari partiamo con qualcosa di più classico, qualcosa che faccia subito pensare a una bontà infinita. Cioccolato bianco e vaniglia, oppure scaglie di cioccolato fondente e pere, qualcosa di questo tipo. Noi per questo programma abbiamo scelto cioccolato bianco, lo dovete preparare voi in scaglie, già, è sufficiente una stecca normale, la tagliate con un coltello, e una fialetta di essenza all'arancia, si abbina perfettamente col cioccolato. Andiamo a cominciare. Prima di tutto, togliamo la teglia dal forno e lo mettiamo su ventilato per 180 gradi per farlo riscaldare. Tu hai un forno ventilato, vero? Cosa hai detto? Non hai un forno ventilato? Sei proprio un pezzente, mi fai schifo. Esci da questo programma. Bene. Prima di tutto dobbiamo mettere insieme gli ingredienti, quindi cominciamo. Il burro o la margarina, lo zucchero e possiamo cominciare ad impastare.
All'inizio il burro farà un po' il difficile, man mano che lo impasterete, diventerà una specie di crema amalgamata con lo zucchero. A questo punto potete aggiungere la farina. Ricordatevi, la farina non va semplicemente buttata dentro, la farina va setacciata. Ora non chiedetemi per quale motivo mettere la farina e farla passare da un setaccio renda i cupcake più buoni. Questo è quello che mi ha detto la mia amica. E in fondo, chi sono io per contraddirla? E possiamo ricominciare ad impastare. Fate attenzione perché tenderà a fare molto casino. Aggiungiamo anche le uova. Lo so che non vi fidate, pensate che in realtà stia diventando una porcheria, ma è solo perché non ne capite niente. Vedrete che tra un attimo tutto diventerà più semplice. Mettete un po' di lievito, un paio di cucchiaini possono bastare. L'impasto, come vedete, è praticamente pronto, ma questa è solo la base. È ancora un po' troppo denso, quindi, come ho detto prima, aggiungeremo giusto un pochino di panna. Per finire, mettiamo la nostra fialetta di arancia e le nostre scaglie di cioccolato. Ragazzi miei, a questo punto i vostri cupcake sono praticamente pronti. Avete il vostro impasto, avete la teglia, avete le formine e la carta che serve per contenere i cupcake. Mettete i pirottini di carta dentro le formine e con un cucchiaio andate a mettere una modesta dose. Impasto. Vi consiglierei di non esagerare. Fate conto che questa dose è più o meno studiata per 12 cupcake. Quindi, se avanza, non ne avete messo abbastanza. Vedete, io mi arrangio con le mani perché, in fondo, perché prendere un cucchiaino ce l'abbiamo apposta alle mani. Voi non avete idea del profumo che esce da questo impasto. Sapete che vi dico? L'ho assaggiato. Sì, l'ho assaggiato prima di cucinarlo ed era già buonissimo. Bene, abbiamo preparato i nostri cupcake, li abbiamo messi nelle loro formine e ora sono pronti per andare in forno. E ora aspettiamo 20 minuti.
Bene, ci siamo. È ora di tirarli fuori. Voi non avete idea del profumo che viene su da questa teglia. Si riesce a sentire l'arancia e il cioccolato. Fate attenzione perché questi sono in silicone, ma sono caldi. Ora che i vostri cazzutissimi cupcake sono pronti, dobbiamo solo guarnirli. Sapete cosa vi dico? Sono perfetti così. Non hanno bisogno di altro. Il loro profumo è inebriante. Il gusto è spettacolare. No, non serve altro. Cosa dite? Avete ancora voglia di fare panna montata, cremine colorate, mettere zucchero a velo o zuccherini di varia natura? Andate a vedervi uno stramaledettissimo programma di cucina. Noi qui non vi vogliamo. E con questo si conclude la prima puntata di Questo l'ho fatto io. Spero che riuscirete a conquistare la ragazza che vi piace tanto. O a far meravigliare qualche cuoca saccente sbandierando a destra ma anche il vostro enorme ego. Ma prima di andare via, voglio dirvi un segreto. Sapete perché ho registrato questa puntata? Le amiche che mi hanno spiegato come fare i cupcake non credevano che io fossi stato in grado di farlo. Mi hanno detto: ci crederemo solo quando farai un tutorial. Per questo motivo, e perché sono un pigrone inguaribile, probabilmente non ci saranno altre puntate di Questo l'ho fatto io. Ma voi non dimenticatevi, commentate il video, raccontateci le vostre ricette da egomaniaci. E chi lo sa, forse un giorno potrete vederle realizzate qui, nella cucina di Questo l'ho fatto io. Ciao e alla prossima! Minchia che buono!